critiche contro la politica della provincia regionale e dei comuni, i quali, enti locali ambedue, operano solo e soltanto per falcidiare le tasche dei nostri concittadini. Vedo a ricordare che comune e provincia stanno sfidandosi su chi ha messo su tutta quanta l'impalcatura che andrà a portare all'aumento delle tariffe idriche, e si contendono i meriti sia la provincia che il comune. Teniamo conto del fatto che la provincia è stata di quelle che negli ultimi giorni si è impegnata per aumentare del 3,55% la cosiddetta tassa per le assicurazioni. Non capisce, credo io, il presidente della provincia, il fatto che una misura di questo tipo viene a cadere in una realtà nella quale si chiude intanto la cementeria, come è stato annunciato stamane, e quindi si aumenta la disoccupazione. La disoccupazione giovanile è al 40%, gli stipendi dei dipendenti pubblici sono bloccati per legge, le pensioni sono bloccate, le rivalutazioni sono bloccate, si porta l'età pensionabile a 67 anni. Questa provincia in questo modo è destinata a morire. Il presidente della provincia e anche il sindaco di Agrigento, mi permetto di dire fin dall'inizio, stanno operando in tutt'altra direzione rispetto a quelle che sono le attese, i bisogni e le rivendicazioni della nostra popolazione. Ma anche quei comuni che non avevano Riteniamo che questa tassa sull'RC Auto sia una vera e propria vessazione sui cittadini. Noi siamo a favore dell'acqua pubblica, noi riteniamo che l'acqua sia appunto un bene comune, non ci si possa lucrare. Quindi per tale siamo avversi per natura ad ogni forma di privatizzazione. Lei sta sbagliando, intanto io non sapevo questo. Non lo so, adesso la comunicazione scritta. Poi una volta c'è stata una riunione alla stazione, per tutti i paesani, nessuno agrigentino, c'ero io solo, trovavo una faccia e sono un agrigentino. Io solo mi sono. Ma lei si indigna rispetto all'aumento della RC Auto operata dal presidente della provincia? Sì. Rimane indignato? Allora, perché indignato. Non perde 5 minuti con noi a manifestare? Sono andato a pagare l'assicurazione e c'era una indennità del presidente che lo congiorna alle mani. Per mantenere assessore. Per mantenere assessore. Per giustificare. Veramente se abbiamo toccato il fondo. Più di così non vediamo dove andare. Però il presidente della regione aumenta gli stipendi ai dirigenti. Ma ci mancherebbe, ma con la nostra imperfetta. L'anima ci doveva essere, non dico tutta la provincia perché tutta la gente interessa, ma dico almeno 1000 persone. Però nonostante lo sforzo, la buona volontà di noi, così che volontariamente, io stamattina potevo andare al mare, no? Invece argomenti che toccano le tasche tutti gli agrigentini, sì. Insomma, e provincia. Così importanti e intanto si è sempre in pochi a manifestare. Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Dinuccio, sembrerebbe quasi quasi che siamo solo noi ad avere questi problemi di soldi, e di arrivare a fine mese, di non sapere più cosa bisogna inventarsi per cercare di far bastare una pensione che fino a qualche anno fa ci consentiva di avere una vita dignitosa, mentre oggi veramente io credo che i nuovi poveri siamo noi, proprio il ceto medio, soprattutto siamo i pensionati, quelli più bistrattati, i pensionati e quelli che hanno una busta paga e i lavoratori. Questa manifestazione è fatta per chi veramente come noi sta vivendo un momento veramente nero della propria esistenza, però siamo sempre gli stessi a manifestare, sempre gli stessi a sentire il disagio di questa politica. Sì, Manuel. Bisognerebbe fare delle statue,
perché tanto sono sempre le stesse persone, ma è notate che si mettono fisse, capisci? Esatto, cose dici? Di cartone, pupazzi, somiglianti alle stesse persone che partecipano. Così noi siamo tutta a casa, anche noi. Nel silenzio generale, la provincia regionale di Agrigento ha aumentato l'aliquota della tassa provinciale sull'RCA, portandola al massimo possibile, il 16%. Ora, un provvedimento di questo genere, una realtà depressa come quella agrigentina, non fa altro che deprimere ulteriormente la condizione sociale, la condizione economica, e contribuisce, così come dicono anche i politologi di destra, contribuisce all'accentuazione della recessione. Non è questa la strada da percorrere. Devono intervenire sui costi della politica, tanto cominciando a ridurre gli assessorati. Ovunque c'è una riduzione degli assessorati, qua si continua tranquillamente come se niente fosse successo. Andare a rivedere privilegi e indennità che hanno assessore e consigliere provinciale, andare a vedere se ci sono sprechi da poter eliminare, ma certamente non aggravando la condizione sociale della popolazione agrigentina. Ora, questo è un comportamento grave che semina l'antipolitica. L'antipolitica non nasce dal basso. Un fenomeno come quello di Grillo non è un fenomeno degenerato perché di per sé nasce così, ma è una reazione che bisogna guardare con attenzione. Se si vuole capire le ragioni, diciamo, profonde che spingono la gente poi a rifiutare la politica, a rifiutare i partiti e a mettere in discussione la democrazia. Quindi questa è una preoccupazione di carattere politico. Nello specifico, per quanto riguarda l'atto idrico di Agrigento, noi con questa manifestazione vogliamo esprimere la solidarietà ai sindaci, all'assemblea dei sindaci che è stata commissariata per l'iniziativa di Dorsi e del governatore Lombardo, perché queste vogliono resistere a che Girgentiac applichi le tariffe che diventeranno un'altra mazzata per le popolazioni della Virginia. Quindi è una lotta che parte da lontano, che continua e continuerà anche in futuro, perché purtroppo una propria opinione.